Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Cercheremo di dare una bella... Non so se dire... No, soddisfazione forse non è la parola giusta. Un bello spettacolo, dai, un bello spettacolo. Come è giusto che sia, credo che loro siano orgogliosi, come lo sono io, di queste ragazze, per quello che stanno facendo. Quindi andiamoli consapevoli dei nostri mezzi. Già c'è tutto esaurito, visto, 4 giorni prima. Lo so, da tempo. Ma loro hanno già esaurito i biglietti per la BNL ad Antalya, la prima tappa, quindi figuriamoci se una semifinale giocata in casa a Istanbul non riescono a esaurire i biglietti. Sì, è una sfida affascinante, come credo che sarà tutto esaurito anche l'altra semifinale del giorno precedente, tra Fener e Milano, e è giusto che sia così, stiamo parlando tra le squadre più forti d'Europa e non solo, credo del mondo. È uno spettacolo vedere partite del genere. Chi ha visto la partita di semifinale andata qui in giocata, credo che si sia divertito non solo per la vittoria, ma per lo spettacolo espresso e per la tensione. Giocatori e giocatrici così importanti, tutte insieme, è difficile trovarle. È stato un bello spettacolo. Io, se fossi spettatore, verrei probabilmente con un rilassamento diverso, non come sto adesso, però me la godrei sicuramente. Che accoglienza ti aspetti? Ah, sicuramente fischi a lungo. Non è che se sono il selezionatore nazionale per loro cambia qualcosa, è ovvio che mi sosterranno e ci sosterranno come nazionale durante l'estate, e adesso è giusto che facciano il tifo per l'esercizio. Sì, sono stati molto carini, perché l'altra volta chi è venuto a fare il tifo qua ha supportato e sostenuto la squadra durante tutto il match, poi finita la partita sono venuti tutti a salutarmi, tutti hanno voluto fare fotografi, hanno voluto l'autografo e le foto, tutti molto molto carini. I turchi su questo sono spettacolari davvero, quindi sono sicuro che sarà bello per me tornare a Istanbul come sempre. Spero di dare una... tornare sempre, tornare felice, non solo perché... Di tornare in Turchia per la fine. Ad uscire nel modo giusto. Comunque dovrà essere un impatto importante per un po'... mettere un po' di al silenzio gli spettatori del palazzetto lì. Sì, sarà difficile sentire, non so quanti sono, 5.000 o più o meno. Quello che dovremmo fare è cercare di giocare meglio, soprattutto di partire meglio rispetto a come siamo partiti qua, perché siamo stati sotto in tutti i parziali, abbiamo recuperato sempre. Vogliamo e dobbiamo fare una partita differente, sapendo però che loro sono una squadra molto forte. Dovremmo fare una partita tatticamente un po' più intelligente. Dovremmo fare delle scelte un pochino differenti in tanti fondamentali per cercare di essere ancora più performanti e sperare che loro non facciano la partita della vita. Sappiamo poi che si affrontano tra i migliori giocatori del mondo, quindi è ovvio che ci sia uno spettacolo e che possa essere una partita bellissima. Non mi aspetto una partita molto di sicuro. Domani giorno di riposo, poi quindi allenamento per provare e poi si parte martedì. Come si preparerai gli allenamenti? Allora, da qui a mercoledì sera. Domani riposo totale, lunedì abbiamo allenamento qua al Palaverde, martedì mattina partiamo, abbiamo allenamento a Istanbul martedì sera e poi ci prepariamo per la sfida, per la bellissima sfida di mercoledì. Massoterapia, il potere delle mani. Un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.